Finisce 2-0 al Sivori la sfida tra i padroni di casa del Sestri Levante e gli avversari del Dasti. Entrambe le reti portano la firma di Martino Cominetti. La partita si sblocca allo scadere del primo tempo con un diagonale dell'attaccante rossoblu che supera il portiere astigiano. Sull'1-0 si chiude il primo tempo, ma saranno i primi minuti della ripresa a dare forte emozione al pubblico dei sostenitori corsari. Le squadre scendono in campo, viene fischiato subito un rigore a favore dell'Asti per fallo di mano. La partita potrebbe essere rimessa in discussione. Il tiro di Cozzani viene però bloccato dal portiere del Sestri Levante. Passano pochi minuti e Cominetti con un rasoterra affonda la palla nell'angolino della rete avversaria, siglando il definitivo 2-0 e portando la squadra a 60 punti, 7 in più rispetto all'inseguitrice sanremese. Al termine della gara scatta la festa dei tifosi corsari e c'è spazio per i complimenti anche da parte degli avversari. Se una squadra è prima in classifica ha 20 punti in più c'è sempre un motivo, quindi ripeto, oggi è stato un bel test, ne prendiamo atto e vediamo di cercare di colmare il più possibile questa distanza che abbiamo dalla prima. Una partita che temevamo, perché questa è una squadra che subisce pochi gol, in più a gennaio aveva acquistato anche degli ottimi giocatori davanti ed era un po' che stava facendo molto bene. Devo dire che a sto giro devo essere veramente soddisfatto. A parte l'episodio del rigore che poteva purtroppo danneggiarci e magari riaprire la partita, e non sarebbe stato meritato non vincere questa gara. Siamo un gruppo fantastico di amici prima di tutto, poi compagni, e questo ci aiuta a rendere il massimo e aiutarci quando nel momento di bisogno. E siamo molto contenti di essere riusciti a portare a casa un risultato veramente importante e aver allungato sulle inseguitrici. Adesso ci aspetta una settimana difficile, pesante, e speriamo di tenere duro.